Succede, state bene. Senti, cretino, se superi un certo peso dovrai pagare una tariffa extra per l'aereo. Monta sulla bilancia. Su, pesa. Va bene, dove salgo? Ecco fatto. Che dice? Quanto peso? Se vuoi sapere il tuo peso esatto, sbarazzati delle valigie. Eh beh, già. Ah! Imbecille, posale per terra. Sì, sì. Sali di nuovo. Sì, qui, sì. Senti questa, dice, il vostro peso è 227 lire e tra breve tempo riceverete moltissimo denaro. Sono solo fandonie, come fa a saperlo detto questa stupida macchina? È solo una presa in giro! Ragazzi, guardate, la macchina aveva ragione! Aspetta un momento, voglio provare io. Voi pesate 140 libbre ed avete un biglietto da $20 attaccato sotto la scatola. Lo dicevo, questa macchina è una bugiarda. Guarda! Eccolo! Fuori dai piedi, voglio provare io adesso. Pesate 155 libbre e state per intraprendere un viaggio breve ma in attesa. Che razza di stupidaggini! Quando mai farò un viaggio in attesa? Roba da spazio! Ti senti bene? Qualcosa, qualsiasi cosa, Moe! Ne sarei davvero felice. Intanto, amici, guardate la TV e i nuovi tre cartoni animati. Palloni sta per cominciare. Quest'anno partecipano alla manifestazione molti concorrenti. Abbiamo la società Ajax Chlor, premiata per la sua originalità, quindi la Torpedo Tamail. La ditta creatrice delle pantofole Times presenta il suo modello di lusso, il pallone Sunny Bye Bye. Pronti per il via! Ragazzi, la gara è cominciata! Gonfiate bene quei palloncini! Più forte, stupidoni! Ok, basta ora con l'aria calda! Ma che vi prende? Non ho tempo per le sciarade. Accidenti! Si sta alzando. Ehi, devo montarci su. Svelti! Prendetemi per le gambe e spingetemi dentro! I palloni sono tutti saliti in aria. Oh, è una gara davvero emozionante. Il numero 7 è in testa, seguito dunque dal numero 2. Ecco, al terzo posto segue il numero 25. Il suo è un modello veramente anticonvenzionale. Pensate, cari amici, è tenuto su da camere d'aria calda. Un lavoro davvero geniale. Che state facendo, scemi? A che cosa ci servono questi altri? Smettetela subito. Ecco, finalmente riesco a dominare dall'alto il mondo. Ti senti meglio ora? E che cosa provi? Ehi ragazzi, guardate come siamo saliti in alto! Ci conviene chiedere aiuto ad un altro pallone! Eccone la uno! Ehi signore, aiuto! Aiuto! E non ci ha sentiti, che cosa facciamo adesso? Potremmo attirare la sua attenzione con la mia cerbottana se avessi qualcosa da tirargli contro! Prova a sparare la penna stilografica, potrebbe funzionare, dai! Giusto! Cretino, hai mirato troppo in alto! Rinunciaci! Ecco che arriva un altro pallone! Avete qualche brillante idea? In questo caso ci vorrebbe un piccione viaggiatore. Sì, così potremmo mandare una lettera via aerea per chiedere aiuto. Quassù non ne troveremo mai uno. L'ho preso! Guardate, un uovo! Possibile che pensi sempre solo al cibo? Tu previeni sempre i miei desideri. Limita il messaggio a sole 10 parole, Larry. È sufficiente una sola parola, aiuto. Vai, piccione! Cari amici, che gara! Il numero 25 ha preso il comando! Ma non si butta di sotto la zavorra per far scendere in terra il pallone? E non chiederlo a me! Buttate giù tutto, ma secondo me ha sbagliato! Proviamo e vediamo che succede! Io butto le mie scarpe da football, sono pesanti! Da dove hai preso un'idea simile? Testa lessa, ci hai fatto salire ancora più in alto! Guardate! Ragazzi, è una catastrofe! Aiuto! Guardate giù, ragazzi! Odio queste maledette corse di pallone!
Abbiamo bisogno di qualcosa di pesante che ci porti giù a terra. Qui intorno non c'è altro che aria. Ehi, siamo atterrati. Allora come mi spieghi che io vedo le stelle? Ah, accidenti, quell'uccello sta puntando di nuovo su di noi. Qualcosa mi dice che il divertimento non è ancora finito. Io penso che... Ai, ai, basta con me. Non mi interessa quanto tempo ci vorrà. Voi avete avuto i soldi, li voglio anch'io. Perché non ti arrendi ora? Hai usato tutto il nostro denaro. Arrendermi mai? Non mi importa se sarà necessario prendervi fino all'ultimo centesimo che avete in tasca. Dove? Cosa? Questa è l'ultima moneta che ho, è tua. Aspetta, vediamo cosa succede con questa, pesate ancora 155 libbre e siete due volte più stupido degli altri due. E avete perso non solo tempo, ma anche l'aereo. Beh, ora siamo davvero finiti. Che possiamo fare? Pollici in aria!